Salve tesoro, sono Jack e benvenuti nel video numero 3 della mia run di Zelda Breath of the Wild in Master Mode. Mi stavo guardando qua un po' intorno a quel punto che è dove dovremmo andare e volevo decidere se avanzare o se evitare assolutamente come la peste quel punto in cui si avanza. Quando poi ho notato questa specie di strana zattera volante che non capisco che senso abbia. Sembra ci sia tipo una cassa, forse c'è un tesoro. Forse queste sono delle cose inserite con i DLC, non so di preciso. Non sono sicurissimo, ma forse sì. Ora, oh mio Dio, ma là c'è un mostro molto grande. Mio Dio. La domanda è, se io li faccio cadere di sotto, mi troverò gli oggetti o andranno persi? Allora, facciamo un salvataggio. Almeno, se va male, non sprechiamo risorse. Risorse che ormai ho al massimo. Come avete visto, sono riuscito a fare piazza pulita della zona. E alla fine ho ottenuto 5 stupide frecce di fuoco. Che forse troppo stupide non sono in realtà, pensandoci. Visto che il fuoco abbiamo scoperto che è il nostro miglior amico. Allora, devo fare un po' i conti con sta borsa. Che sembra un pochettino limitata, tipo, questa è piena? Forse mi conviene effettivamente avanzare. Magari avanzando scoprirò come potenziare la borsa, non lo so. Ok. Allora, un arco vale l'altro. Usiamo questo qui. Oh mio Dio. E due. Uno è caduto e dovrebbe essere morto. Però ho beccato la zattera volante sbagliata. Riuscirò a beccare quella più indietro. Inclinazione di circa 45 gradi. Sì! Oh. Vabbè, mi sa che se voglio scoprire se otterrò gli oggetti devo andare ora. Oh, merda. Mi sa che da qua muoio. Oh, forse da qua posso scendere, vediamo. Ok. Aggrappati, Link. Aggrappati. Ok. Sì, da qua possiamo scendere. Maniera. No! LOL. Ma perché è successa questa cosa? È una morte automatica? Ok. Bel gioco, bello, molto bello. Ah, che delusione. Dai, ma non mi deludete così, uffa. Credevo di potermi divertire, di poter sfruttare la mia immaginazione, ma qua posso sfruttare sì e no il 5% della mia immaginazione. Ma è proprio una zona extra che non posso raggiungere. Forse sono proprio scomparsi effettivamente. Ma perché sono nella zona tutorial? Forse sono nella zona tutorial e non posso andare oltre. Vero. No, vabbè, è inutile morire.
LOL, super LOL. Che brutta scoperta. No, non si può. Hanno messo la nebbia apposta. Non me l'aspettavo questa cosa, sinceramente. Ok, allora la mappa con questo. Ok. Quindi noi siamo qui. Abbiamo esplorato solo questa porzione. Mamma mia, ma la mappa è proprio grossa, grossa. Ci credo che ci sono 900 cosi volanti, mistici, Korobu, Korogu. Ah, wow, compaiono quelli che ho trovato. Bello, così si possono dare consigli agli altri amici. Eh? Vabbè, arrendiamoci, carichiamo e lasciamo stare. Non penso di poter trovare dei metodi per volare fin da loro o per far arrivare loro da noi. Quindi qualsiasi cosa vi fosse lì non si può raccogliere. Credo sia un oggetto che spawna casualmente. Ah! Ah, forse rimane. Interessante, ok. Quindi forse non spawna casualmente. Vabbè. Torniamo a noi, quindi. Non ricordo se vi fossero oggetti intorno alle mura. Ma continuiamo la nostra esplorazione, va? Vediamo un po' cosa c'è qui. Quindi il punto che dobbiamo raggiungere non è quello lì sopra. È qua sotto. Quindi c'è interessante quella navicella, mi sembra si muova. Prima era in quella posizione, boh. C'era uno scrigno, mi pare. No. Ho scambiato quel piccolo perno per uno scrigno, tipo. Ah, inserisci lo smartphone nel coso per la ricarica magnetica. Riconosciuto attivazione torre Sheikah. Attivazione torre Sheikah. Ora tutto il terreno si abbassa e ho accesso alla mappa completa. O no, che cosa succederà? Ah. E vediamo chiaramente. Ah, wow, sono attivate tutte queste torri. Ok, ma quante sono? Ma sono le quattro torri famose con i quattro sacrari Super Dungeon o sono torri a caso? Ah, forse sono le torri che sbloccano la mappa. Ubisoft-like. Torre delle origini. Delle origini. Informazione della mappa circostante. Vediamo, vediamo un po'. Pa-pa-pa-pa. Ma niente, pa-pa-pa-pa. Ah, ecco. almeno è comprensibile. Molto comprensibile. Abbiamo fatto l'aggiornamento del nostro smartphone. Devi ricordare, dice. Devi ricordare. Lì c'è Ganon. Hai dormito.
Hai dormito per ben 100 anni. Quando questo mostro recupererà tutto il suo potere, per il nostro amato mondo sarà la fine. Bello che il boss finale te lo mostrino subito. Perciò, fa presto, non ci resta molto tempo. Presto, mesi? Mesi di gioco oppure ore di gioco? Sfide principali, lasciati guidare, ok. Abbiamo fatto. Quando me lo date il coso per volare? Aspetta. Questa è la mappa. No, non sembra la mappa. No. Boh. Ci saranno tesori qua intorno? I primi passi li ho fatti a tempo? Con la musica. Vecchiaccio! E come quella ce ne sono molte altre. Chissà se finalmente si sia risvegliato il grande potere che era da lungo sopito nella terra di Hyrule. Allora, cosa è successo lassù in cima? Oh, hai udito una voce. E proveniva dal castello, vero? Quella voce ti ricorda qualcuno? Puntini. Non ti fidi a parlare con uno sconosciuto, eh? Non posso biasimarti. L'avevi vista anche tu, quella nube inquietante che avvolge il castello. La chiamano Calamità Ganon. Un flagello che 100 anni fa distrusse Hyrule, il regno che dominava su queste terre. Apparve all'improvviso e devastò i centri abitati e molte persone persero la vita. Ma durante questi ultimi 100 anni è rimasta confinata attorno al castello di Hyrule, il fulcro del regno, e ha smesso di diffondersi. Giovanotto, devo chiederti questo. Hai intenzione di raggiungere quel castello? Sono più curioso con i puntini. Lo so che vorresti andarci. Lo leggo nei tuoi occhi, anche se taci. Ma questo altopiano è isolato. È circondato da strapiombi su ogni lato. È impossibile scendere da quelle mura. Se provassi a buttarti giù, faresti di sicuro una brutta fine. A meno che tu non abbia una paravela. Mi prestesti la tua? Cos'è una paravela? Come la mia. Allora sarebbe tutto un altro discorso. È lo strumento con cui mi hai visto volare poco fa. Potrei anche darti la mia se mi fai un piccolo piacere. Vediamo. Che ne dici di uno scambio con un tesoro nascosto? Divertente. Vieni con me. Senza correre, un po' più avanti, segui me.
Allora, vecchio, compare quindi chi ci dà anche la quest, voce misteriosa e vecchio. Hai incontrato di nuovo il vagabondo, il quale ti ha raccontato la storia di Hyrule, il regno che dominava queste terre, che fu detto per uscire da... Quando in giro dalla vetta scega dalla cima della torre, hai udito di nuovo quella vo dolce voce di ragazza, hai capito che proviene dal castello che si vede in lontananza. Ok, vecchio, andiamo. Forza. Forza, vecchio di merda, veloce. Dai, vieni qua e indicami la via. Lo so che non camminerai fino a là. Ecco, appunto. Vedi quel sacrario che emana una strana luce? Quello che avevo raggiunto prima. Ha cominciato a brillare in quel modo dopo che la torre è spuntata dalla terra. Ah, quindi non potevo fare nulla finché non attivavo la torre. Luoghi di quel genere nascondono sempre un tesoro. Vuoi la paravela, no? Allora portami quello che ti ho chiesto. Ok, vecchio. Mio Dio. Ci sono tanti boblin là. C'è però anche del fuoco con il quale potrei eliminarli. Posso usare la freccia di fuoco per infiammare a terra. Dopodiché, ah cazzo, non posso salire là sopra, vero? Prima devo buttarlo di sotto. Ah, qua ci sono questi cosi per permetterti di prenderlo alle spalle. Peccato che quando ti avvicini fai comunque un rumore immenso. Forse se ti seguivaggio tutto. Vediamo. Facciamo un salvataggino qua. Alla fine sono pieno di strumenti, non... Forse non mi serve particolarmente. Ecco, già mi sente, che cavolo! È impossibile, dannazione! Forse devo fare un passo alla volta. No. Non immaginate quanto mi infastidisca questa cosa qui. Chissà se in modalità normale li si può prendere alle spalle. Qua è impossibile. Devo salire, buttarlo di sotto, dare fuoco, ucciderlo e poi occuparmi degli altri. Troppo casino. Invece gli rubo le armi a quelli direttamente, che alla fine... Aspetta, armi. Io ho le armi piene. Vabbè, picchiamolo. Ok, sangue freddo. Gli altri non mi hanno sentito. Una cosa che odio è che se disequipaggio gli archi, sembra che io non possa più riequipaggiarli. No! Ok. Allora. Mettiamo questo. Equipaggiamo queste. E ora devo sperare di dar fuoco a terra. Ok. Dove c'è del fuoco? Forse quelle prendono fuoco. Ok, comunque è fuoco. È fuoco, è fuoco. È fuoco, è fuoco, è fuoco. Sì, ok. Ok. Fuori uno. Merda. Ok,
fuori 2. Fuori 3, grande, grande. Posso anche distruggerla, sono pieno. Abbiamo ucciso 4 nemici, 4 in master mode, sono un grandissimo. Abbiamo capito come affrontare questi nemici apparentemente impossibili da battere. Profittiamo distruggendo tutto. L'arco, vabbè, pazienza. Lo scambiamo con altri magari. Allora, questi li abbiamo usati. Scarta. Raccogliamo quello nuovo che ha preso fuoco. Ok. Dentro le casse c'erano delle mele. Ok. No, lasciamo questo. No, prendiamo quello nuovo. Ok, ora. Ok, sto cercando di capire le combinazioni astruse di tasti che devo premere. Ora, vediamo. Ok. Merda. Ah, aspetta, questa mi pare non si consuma con col semplice fuoco. Ho fatto gli esperimenti. Cioè, almeno spero. Alle strutture non si può dar fuoco. Vediamo se si diffonde. Sì? Sì. Ok, quindi fa, tra virgolette, danno ad aria il fuoco. Sono felice di avercela fatta senza dover ricaricare. Questo dimostra come la difficoltà alla fine sia bilanciata. C'è il modo, c'è il modo. Bisogna comprendere il gioco e, insomma, e domarlo in qualche modo. Abbiamo domato il potere delle fiamme. Quindi io con questi cosi qua potrei volare se c'ho... Oh mio Dio. Ma da dove sono spuntati? Vabbè, io direi prima di salvare i nostri preziosi progressi. Anzi, prima prendiamo il tesoro. Ok. E ora si combatte. Ma sono esplosive quelle frecce? No, ma che cazzo? Avevo poca energia, non me ne ero accorto. Vabbè. Ma avevo poca energia o mi hanno colpito?
Forse l'esplosione delle fiamme mi stava danneggiando, non me ne sono accorto. Ok, sono finiti in acqua e sono morti, ok. E ora, per eliminare lui, basta fare questo. Ok. È strano però. Perché hanno iniziato a volare all'improvviso? Me ne ero accorto che era diverso quest'arco. Ce n'è un altro? Aspetta, no, non l'ho preso. L'ho solo visto. Merda, non posso scartare in acqua. Dovrebbe essercene almeno tre intorno, quindi... Quindi se c'è un oggetto con i punti interrogativi, almeno te lo fa vedere, ti fa vedere che oggetto è. Anche se non lo puoi raccogliere. Credo che dovrei farcela. Giusto? Giusto? Oh mio Dio. Raccogliamo gli oggetti antichi che ci sono intorno a sti robi. Ci sarà anche qua. No, qua no. Ah, c'è il tesoro lì. Madò, ma lo posso prendere in acqua? Spero di sì, cavolo. Dai. No. E non posso salirci sopra. Ok, merda. Posso fare lo scatto finale? Ok, lo scatto finale mi aiuta ad arrivare senza morire. Allora, se carico, io credo che quel tesoro ricomparirà sulle strutture. E poi forse quando avrò il coso volante potrò raccoglierlo, immagino. E allora facciamo una cosa. Grande. Se si rompe questo oggetto, non so proprio come farò. Ok, sì. Quelli già raccolti non fanno respawnare nulla. E guarda caso, proprio quello che non avevo. Cioè, non avevo raccolto. Ah! Prima del salvataggio. È l'unico che non ho bruciato.
istantaneamente bruciano queste. Ah, non è comparso nulla, vabbè. Forse si era salvato. Ok, qua abbiamo finito di bruciare. Mi piacerebbe fare qualche esperimento. Ah, wow, no. Allora, vediamo un po'. Che esperimento possiamo fare? Allora, molto piccante. Fanno aumentare la temperatura corporea permettendo di resistere al freddo. I piatti vengono preparati con questo ingrediente. Cucinata con ingredienti mostruosi aumenta la velocità. Facciamo qualche esperimento base. Facciamo... Ah, con X la prende in automatico. Aggiungi, metti alfa. Vai, iniziamo. Doppia mela. Frutta cotta. Ok. Ma tu stai facendo bollire della frutta nel suo stesso succo. Menziona la ricetta nello schermo della borsa per consultare. Ah, bellissimo, le sblocchiamo. Ok, ricetta. Ricette. Dove cavolo sono le ricette? Dannazione. Ah, seleziona ruota link. Ma... Forse in realtà le devo sbloccare più avanti? Sono cieco? Cosa c'è scritto? È la parte bassa dello schermo? Seleziona ricette, ma... Metti in ordine, seleziona, no. Metti in ordine. Boh, vabbè. Ok, esperimento 2. Spiedino di funghi. Ok, adesso esperimento 3. Insalata di frutta e funghi. Ok, vabbè. Sono oggetti un po' più comodi. Ma è tutto quello che ci serve, visto che non credo per adesso cureremo più di due cose, anzi non mi curo mai, perché tanto basta morire e recuperi tutta l'energia. Facciamo un nuovo esperimento. Proviamo con 3. Forse semplicemente di livello 3. Spiedino di funghi. E spiedino di funghi. Ah, ok. La presentazione colorata stimola l'appetito. Sono uguali. Solo che quella è più potente. Credo che per le mele succederà lo stesso. Se metto due ghiande. Però poche ghiande. E se cuocio. Non posso cuocere cose già cotte. Allora ho tanti corni. Proviamo a mettere un corno insieme a un fungo e una mela. Oh, ops. Oh merda, questa pietanza indefinita sprigiona un odore a dir poco bizzarro. È perfettamente commestibile ma ha un aspetto disgustoso. Ok, questo esperimento non ha funzionato. Se metto invece due di questi. Ok. Bene.
Gli esperimenti con la roba mostruosa sono un po' più difficili. Decisamente. E se mischio questi? Questo già è diverso, 4. Però la ca... Cioè, ha 4 perché credo che la carne cotta abbia 2, quindi è logico. Un uovo cosa fa? La frittata. Omelette. E l'uovo con la carne? Spiedino di carne, ok. Che l'avrei ottenuto anche con 2 di carne, immagino. Allora, facciamo un ultimo esperimento e mettiamo questo e questo. Vediamo cosa esce fuori. Spiedino di carne e funghi. Ok, 5 più 1, 6. Ok, vabbè. Qualche piccolo esperimento culinario. Ora salviamo. E carichiamo per vedere se si aggiusta la zattera volante. Sicuramente si... Aspetta, vero? Inizialmente erano in basso. Quindi... Tranne che quelle palle sono dei nemici. Forse sono dei nemici. Che appena mi vedono... Ma hanno tipo degli occhi. Sì. Forse potrei raggiungerli. Prima che volano? Mi sembra un po' difficile. Forse posso colpirne un paio. Ok. Resistente, bello. Un bell'oggetto abbiamo ottenuto qua. Ma quindi queste cose... Non c'era bisogno? Poverini, ma... Sono dei polipi volanti legati. Ma non droppano nulla. Vabbè, ormai... Per correttezza uccidiamo pure lui. Eccoci qua. Ah, questi sono i tesori che si prendono col potere elettromagnetico. Pesanti. Oh oh. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Morirà? Nell'acqua? Seguimi qua. No, merda. L'ho ucciso. È un'arma. Il braccio di questo coso è un'arma.
Non può prendere fuoco, quindi non fa parte delle mie armi preferite. Ma possiamo provarlo. Allora, quanti oggetti infiammabili ho? Quest'asta. Facciamo una cosa. Scartiamo. E lo picchiamo con il suo stesso braccio. Ah, poi posso buttarlo in acqua. Merda, basta. Ma mi ha tolto pochissimo. Via. Arco Boblin. Oh, ma questa è acqua velenosa. Oh merda. Si sta già per rompere sta schifezza. Non sembra molto bella come acqua. Evitiamo di entrarci dentro. Questo magari lo possiamo buttare. O buttiamo una spada. Ma buttiamo una spada. Prendo questo perché la strategia del fuoco è molto migliore che quella di usare un'arma forte. Oh, no, altri. Ok, potrò sfruttare ampiamente questo braccio. Cazzo! Ma sono scarsi sti tizi però. Si scambiano le teste tra loro. Oh merda. Questo è un problema. Ah, ok, sono morti alla fine. Interessante. Finché c'è una testa, i corpi rimangono attivi perché potrebbero riuscire a prenderne una e usarla. Ma quando la testa non c'è, questo non avviene più. La lancia credo possa prendere fuoco, quindi ce la teniamo. Scartiamo anche questa e raccogliamo la mazza. No. Dobbiamo continuare a tenere oggetti infiammabili, sono molto meglio. Poi prima di entrare, io ero stato attirato, ecco, da questi. Ok, e a questo punto possiamo andare. Questo sembra il disegno di un mostro. Hai il Bluetooth o gli infrarossi? Come funziona? Ah, questi sono i teletrasporti, ok. Bene. Andiamo. Vado a scegliere se riposare fino al mattino, al pomeriggio o alla sera per ripristinare i tuoi cuori. Vabbè, non c'è bisogno, basta morire. E si ripristinano da soli. Il nostro primo santuario. Su circa quanti erano? 120? Per il regno di questo sacrario, io sono Mau'ona. Ti sottoporrò una prova nel nome
della tua Hyrule? Cosa c'era scritto? Boh. Vabbè. Non possiamo arrampicarci. E ha senso perché le pareti sono lisce. Ah, quindi sblocchiamo già qua il magnetismo. Subito un potere otteniamo. Vai, nuovo aggiornamento. Papà. Puoi agganciare, sollevare e spostare liberamente. Ora devo vedere. Siccome non ho il controller ufficiale, come funzionerà? Mio Dio. Ah, ok, si attiva e si disattiva. Non è come altre cose. Ok, quindi devo beccare qualcosa. Ah, c'era il passaggio sotterraneo. Indietro. Non si può inclinare però. Se non in maniera tipo forzata. Quindi tipo, se io tiro una botta in avanti e abbasso, ecco tipo. E poi come si lascia? Con X. Ok. È piuttosto interessante. Ah, si muovono. Ma allora a che serve questo? Oddio, il nemico strano. Se posso eliminarlo con questo. Oh, cammina. Ed è insistente. Vai, fai il raggio. LOL. Interessante. No, ma dai, Link. Link. Ah, ok, ci sono le scale qua.
Potrebbero esserci cose là sopra. Là c'è un tesoro. Comunque il controllo così è molto comodo. Cioè, l'ho messo tipo alla perfezione. Immagino che facciano schifo i controlli, quelli strani, magici. No! Oh mio Dio! Devo stare attento. Affanculo. Ah, si è richiuso! Allora. Allora era del viandante. Vabbè, possiamo questo. Tanto per completezza. Madonna, io mi curo. Ho paura di ammazzarmi da solo. A volte sono un po' precipitoso e finisco per... Ah, ok. Quindi è infinita la borsa questa qui. Carne cotta. Ottima. Open sesame. Ma io voglio andare là sopra. Ma c'è una persona lì dentro. Ciao persona mistica. Om. Plop. Gloria a te per aver superato la prova e dimostrato di avere la stoffa dell'eroe. Il mio nome è Mauona, benedetto della rivelazione della dea Ilia. Forse ho detto Ilia prima. Fu lei ad assegnarmi il compito di creare questo sacrario e mettere alla prova i suoi pellegrini. Ma quindi in ogni sacrario trovo un coso di questi? Io ho il dovere di giudicare chi tra di essi mostra il potenziale sufficiente a contrastare la grande calamità. E ora finalmente è giunto innanzi a me un vero eroe. In nome della dea Ilia ti conferisco questo emblema del trionfo. Un simbolo di eroismo conferito solo a coloro i quali superano una prova. Ho recuperato l'energia. Il mio conto finisce qui che la dea Ilia continua a vegliare su di te. Ok. Ciao. Ho un coso a forma di rombo. Un simbolo qua, che non so cos'era, e due cacche dorate. Io non volevo uscire. Perché sembra che piange sto tizio quando arriva? Vedete che ha tenuto un emblema del trionfo. Ti faccio i miei complimenti. Io so tutto, più o meno. Quando si invecchia diventa più difficile vedere quello che ci sta di fronte. È più facile vedere ciò che è nascosto. Anche se ciò non vale per tutti. Vedi l'apparizione di quelle torri, l'attivazione dei sacrari luminosi. Tutto ciò è dovuto alla tavoletta cieca che porti con te. Ah, ok. Non a noi. E la paravela? Appena dato la tavoletta cieca mi è tornato in mente. Tanto tempo fa in questa terra abitava una civiltà altamente avanzata chiamata Sheikah. Grazie alla loro forza e intelligenza, gli Sheikah salvarono più volte questi luoghi dalla minaccia di una calamità. Ma questa civiltà si è estinta da lungo tempo. Eppure tu hai trovato un loro dispositivo nel sacrario. Ascoltami bene, ragazzo. Sparsi su questa terra ci sono altri sacrari come quello che hai esplorato. Su questo altopiano ne troverai altri tre. Quando avrai ottenuto tutti gli emblemi del trionfo di questi sacrari, allora ti darò la mia paravela. Sono aumentati? Avevo detto tesoro, ma non ho mai detto che fosse solo un oggetto.
E poi 1-4, che differenza fa per te? Guarda, adesso ti svelerò un trucco che ti aiuterà nella ricerca dei sacrali. Anzi, non vale solo per i sacrali. Quando cerchi qualcosa ti conviene osservare da una posizione sopraelevata. E dunque, perché non sali di nuovo in cima? Stai scherzando? Non aver fretta, ti insegnerò un altro trucchetto. Guarda la mappa sulla tavoletta cieca. Viaggio rapido! Il sacrario da cui sei appena uscito e anche la torre sono contrassegnati da un simbolo blu, vedi? Il potere della tavoletta cieca ti permette di trasportarti in questi luoghi, almeno così ho sentito dire. Sai, però sono tutte antiche storie, non si sa mai dove finisce la verità e comincia la leggenda. Prova a trasportarti in cima alla torre, c'è un panorama splendido e da lì si vedono i sacrali. Ok, sì, faccio come hai detto, poi un altro giorno. In un altro video. Torniamo qua sotto perché voglio cercare di arrivare in quelle parti in alto. Magari c'è qualche oggetto nascosto. Vediamo un po' in che modo riuscirò ad ingegnarmi. Quasi un'ora a fare tentativi. Ho visto fin dall'inizio che in realtà non c'era niente là sopra. Però ero troppo attirato dal provare. Quindi questo è il tentativo finale. Basta. Non ne posso più. Non ne posso più. Se non funziona, ci dobbiamo arrendere. Allora. Oh merda. No! Cosa ho combinato? L'ho spinto troppo avanti. Oh merda. Il forziere. Il forziere ci aiuterà. Bene, non riesco a spingerlo. Forse piano piano. Sì. Ha funzionato. Un altro colpetto. Oh mio Dio. Me lo stavo tirando in testa. Ok. Ok. Questo è il punto massimo. Vediamo un po'. Cosa succede? Alziamo. Ah, cavolo. Dai, sali! No, così non ci siamo. Ok. Ok. È bello alto. Ora facciamo. Così. Ah, no. Oh, speravo di farcela. L'ho tirato indietro troppo forte. Va bene, è stato comunque un buon allenamento per imparare a usare bene il magnetismo.
Ci vediamo nel prossimo video in cui partiremo raccogliendo la roba qua in giro con dei forzieri di ferro e poi avanzeremo, insomma, continueremo l'esplorazione. Grazie per essere stati con me. Saluti da NoJake.